Buongiorno Agostino e Nino. Dai, devo comprare l'esco perché stamattina vado a pescare in costiera, finalmente, a Bolognese Extreme. Quindi mi servono i soliti gamberi di Paranza e mazzancolle. C'è un bel mare, quindi stavolta non me lo voglio fare qua a Salerno. Vado? Grazie mille. Grazie. Ciao Ago. Ciao Nino. Ragazzuoli, buongiorno. Siamo in viaggio insieme a papà, sta guidando, perché stamattina il mare dovrebbe essere ancora mosso. Ieri ci abbiamo provato, vi ho fatto vedere su Instagram a Bolognese Classica con i bigattini. Non è andata per niente bene, perché all'improvviso si è alzato un vento fortissimo, l'acqua si è sporcata e noi abbiamo deciso che è giunto il momento, in effetti, di cambiare spot, cambiare posto. Proveremo a vedere vari punti su dove si può scendere, dove si può pescare, perché giustamente la costiera amalfitana non tutto è praticabile per via delle varie costruzioni private, eccetera eccetera, però sicuramente riusciremo a trovare qualche punto per pescare. Siamo giunti finalmente a Maiori, non ci siamo mai venuti a pescare, però vediamo che il mare sbatte abbastanza, insomma è il giusto. Inizialmente ci fermeremo qui, mio padre invece si è sistemato sulla spiaggia, sta incominciando a montare un paio di canne. Tra le altre cose, appena sono arrivato ci sono stati due ragazzi che subito mi hanno riconosciuto e abbiamo fatto amicizia dal vivo, sono iscritti e li ringrazio tantissimo perché mi hanno dato subito dei consigli su dove provare, come impostare il fondale, eccetera eccetera. Quindi adesso dobbiamo solamente montare la canna, preparare la montatura e metterci in pesca. Si è agganciato! Dai! Agganciato raga! Bellissimo raga, un bel sarago davvero. Eccolo qua. Eccolo. Dai. Ragazzi, da quando aspettavo di andare a pescare in un mare quantomeno pulito, che sia decente. Eccolo qui, bellissimo, dai. Già incomincia a essere una taglia interessante. Era calato già un paio di volte il galleggiante, il tempo di trovare l'altezza giusta. Adesso non mi perdo in chiacchiere, però guardate qua che panorama e che bel sarago, bellissimo davvero. Comunque ora ci rimettiamo subito in pesca. Ragazzi, l'acqua è chiarissima, cioè davvero chiarissima, non ho mai visto un mare mosso così con l'acqua chiara e la schiuma che scende, è assurdo, è completamente assurdo. La stessa taglia, da rilascio sicuramente, questo lo rilasciamo. Purtroppo l'amo è davvero grande, quindi aveva ingoiato parecchio. Lo diamo ai signori che se li stanno comunque trattenendo, ormai è impossibile rilasciarlo. Ragazzi, ce l'ho! Bel sarago! Dai! Bello! Vieni su, eccolo qua, dai, belloccio. All'improvviso nella schiuma sentivo che scendeva, bello. Purtroppo anche questo non riuscirò a rilasciarlo perché ha ingoiato di nuovo tutto, però nel compenso vediamo ai ragazzi che stanno pescando qui, ai signori che stanno pescando qui, che devo ringraziare tantissimo perché mi hanno dato comunque delle dritte per il fondale, la misura, e il mare sbatte però così come dovrebbe essere per la Bolognese Extreme. Sono tornato qui in spiaggia da papà perché è 1:30 passata, lui sta pescando ovviamente a fondo, il tempo di
mangiare i panini, fare pranzare, insomma, e poi ritorniamo lì sulla scogliera che sbatte davvero bene, ragazzi. Sono con Fabio e Ludovico, che vi ho appena fatto vedere nelle storie Instagram, e mi sono venuti a trovare, che sono del posto. Adesso ho appena finito di pranzare, andiamo sulla scogliera e proviamo a stare. E ci proviamo a stare, che dai, è un giorno di questi, ci organizziamo, giusto? Vabbè, sì. Per andarci a fare una pescata tutti quanti insieme. Vabbè, su, andiamo, Nemo. Intanto mi sono venuti a trovare anche Salvatore, Salvatore e David. David. Saluto David, non ti metti vergogna. Bravo. Il mare sta calando di intensità, Non è più come prima. Ma la cosa che più mi ha scioccato oggi è il fatto che l'acqua è limpida. È limpida, si vedono i massi sotto. Il signore ha preso un tordo esagerato, esagerato. Oh ragazzi, è uscita anche una bella spigolotta, dai, con la bolognese. Vai con il rilascio, vai, dai, rilascia, rilascia. Ormai è quasi calasole completo, appena farà buio chiudiamo tutto e ce ne andiamo, perché siamo da stamattina e la stanchezza si comincia a far sentire. Ragazzi, siamo di ritorno a Salerno, Salerno Centro, eccoci qua. Una giornata bellissima, io volevo ringraziare davvero l'affetto di tutte quante le persone che sono venute lì a trovarmi, delle persone che ho conosciuto lì, del posto, che mi hanno aiutato. Non sono usciti pesci di taglia, questo è vero, non sono usciti saraghi importanti, però insomma, quantomeno abbiamo pescato finalmente uno spot che permetteva, che era pulito. Non finirò di ripetere, la cosa che più mi ha scioccato è stato proprio il fatto che c'era mare mosso e l'acqua era pulita, che paradossalmente per la Bolognese Extreme è anche insomma un punto a sfavore, perché si pratica in mare molto mosso ma anche con un'acqua comunque torbida, insomma il giusto per poter pescare con i terminali che utilizziamo noi, che sono quelli dello 022, lo 025. Ritorneremo sicuramente in costiera, o no papà? Perché davvero potenzialità altissime. In ogni caso ragazzi, continuate ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, continuate a seguirmi su Instagram, vi lascio qui sotto in descrizione tutti quanti i link per trovarmi sui social, e io vi do appuntamento in un prossimo video. Ciao ragazzi, ciao.